per una serata, per una cena fuori, per un evento, anche per una cerimonia, io questo look lo trovo estremamente fine, estremamente adattabile a un po' tutte le grandi occasioni o tutte le serate in cui volete sentirvi speciali. Vi era piaciuto tanto nel reel, quindi ve l'ho replicato. Spero vi piaccia, spero sempre che vi sia utile. Vi lascio il tutorial, buona giornata. Ciao amiche mie! Realizziamo quindi insieme il make-up del reel che tanto vi è piaciuto. Non è difficile, eh? È una base tridimensionale e un occhio molto intenso, ma in realtà dai passaggi facili. Ovviamente, come avete visto, la base aveva contouring, quindi vado a prendermi prima lo scuro, utilizzo Twisting Sponge in colorazione 3, ma voi fatelo con quello che volete. L'importante è che diate tridimensionalità al viso applicando lo scuro nelle aree che devono essere fatte rientrare. E tra l'altro vi vorrei far notare questa cosa: io non ho niente a parte l'idratazione, ma sono leggermente colorita perché l'autoabbronzante sta facendo il suo effetto, quindi lo sto finendo di testare, ne sono soddisfatta. A breve ve ne parlo. Ditemi se l'incarnato che adesso vi piace. Poi sono andata con il chiaro e ho preso light di neve, passato nei punti nei quali vorrei dare luce. Scusate se sentite i rumori, ma stanno facendo i lavori qui fuori sull'ascensore. Medium, che sono quelle basi semplici e pratiche che ci se sfumate a dovere. E badate bene, io non sto prendendo altro prodotto, cioè ho tirato fuori una volta e sto utilizzando tutto quello che ho sopra la spugnetta, non sto aggiungendo altro. E poi sono andata a colorarmi e avevo utilizzato il blush, quello in crema di Yumi, che è morbidissimo, si sfuma benissimo, con il polpastrello messo in questa parte. Vedete che sono proprio differenziate le aree qua, e me ne ero messa una punta anche qua, un altro po', per fare l'effetto un po' baciata dal sole. E potreste utilizzare un'acqua termale, un fixer per ammorbidire il tutto, oppure, come ho fatto io in questo caso, ho messo la crema da poco, quindi ho ancora la pelle morbida e pronta per la sfumatura, e mi sono munita di un pennello con il quale ho cominciato prima a sfumare le parti più larghe. Se con il correttore andate sopra il blush, si sfuma ma rimane più delicato. Questo vi permette di gestirne l'intensità, perché in caso potreste aggiungere dopo. Sullo scuro direi che la cosa migliore sarebbe prendere un secondo pennello per far amalgamare, perché se vado poi con questo sopra al correttore più chiaro mi si noterebbe l'alone. Guardate però come si sfuma in un attimo. Riprendo questo e vado a sfumare il resto. Ovviamente avreste anche potuto fare questa base con un fondotinta. Io andavo molto veloce e quindi mi truccavo a tempo di musica. Ho detto: ok, facciamo una base tridimensionale, ma che non ci porti via troppo troppo tempo. Questa cosa potreste farla anche con la Beauty Blender, se preferite sfumarvi con la spugnetta, possibilmente umida, se no sarebbe difficoltoso stendere una superficie così ampia e vi potrebbero venire delle chiazzette. Sfumiamo qui per dare l'effetto liftante allo sguardo. Qui adesso avete visto, ho utilizzato il pennello più grande per lo scuro, perché quest'altra parte la vado a trattare con una o con una spugna o con un pennello più piccolo. Io prendo un pennellino più piccolo perché mi piace una concentrazione maggiore di prodotto. Ricordatevi, se sfumate con un pennellino più concentrato, la copertura diventerà di più. Prendiamo un po' di prodotto da qua e portiamocelo di qui, e guardate già la base come cambia la proporzione del mio viso e dia tridimensionalità al mio ovale. Per asciugare sono andata con Yumi Cipria Magica, perché l'ho utilizzata come cipria e come copertura aggiuntiva. Vi faccio vedere come. Pennellone, asciugo, setto, fisso e leggermente tonalizzo tutto il resto, ma dove voglio dare maggiore copertura vado di spugna e prodotto preso direttamente. Ricordatevi che il blush magico in realtà lo potete passare anche dopo, perché è formulato appositamente. Quindi, se volessi aggiungere un po' di colore, prendo dal pot, scarico un pochino sopra il dorso della mano e aggiungo un po' di colorito anche qua per l'effetto baciato dal sole. Sopracciglia disegnate con la matita di NYX e con il mascara per sopracciglia di neve le ho tonalizzate e spinte verso l'alto.
arriviamo al trucco dell'occhio, veramente facile, lo so, faceva il suo bell'effetto, ma era facilissimo, è realizzata con la Magic Shadow Palette di Yumi. Ho preso un pennello, ho mescolato il marrone e il prugna e ho tracciato una linea guida abbastanza diagonale, cercando di tirare su in questo modo e intensificando tutta la rima per dare pienezza e intensificare lo sguardo. Lo stesso colore, quindi lo stesso mix di prugna e marrone, l'ho passato in tutta la rima interna ed ho unito qui la diagonale alzando ancora di più. Poi ho preso il colore o dorato e il colore argento facendo un mix dei due e l'ho passato su tutta quanta la palpebra mobile. Guardate così quanto è bello. Quindi quando vi dico di giocare a mixare i colori è anche per sperimentare e vedere che cosa esce. Così non è né un argento né un oro e vi crea proprio un'ombra luminosa che secondo me è bellissima. Pennello da sfumatura, ho mixato ancora i due colori. Ho scolpito qui la piega e ho sfumato qui esternamente. Intensificate quanto volete. Io qui, essendo una palette modulabile, devo dire che ne ho passato un bel po', mi sa che l'ho passato in maniera abbastanza intensa. La piega palpebrale sono andata a ombreggiarla tutta per dare questo effetto proprio di occhio più intenso. Pennello più largo, colore ombra e sono salita un po' di più. Per sgonfiare ulteriormente, finora non ho passato il punto luce come avete visto. Sapete perché? Perché l'ho passato con la cipria per lasciare l'effetto pelle. Pennello piatto e ho semplicemente dato chiarore con la cipria qui e qui per un effetto molto più elegante, molto più fine, meno sparato. Poi ho sfumato la parte inferiore. E ho sfumato insieme questo e questo. Quindi altro mix, questi due. E sono scesa di parecchio per dare morbidezza alla rima inferiore, sfumando poi verso fuori. Poi ho preso il mascara, in questo caso ho utilizzato It's Fast. Applicato bene, quindi dalla rima spingo, mando in basso. E coloro tutte le ciglia, giro, coloro da quest'altra parte, metto di punta e spingo verso fuori e coloro tutte le ciglia nella parte esterna e nella parte interna, ovviamente anche sotto. In questo caso però senza riprendere prodotto dalla confezione, ma utilizzando quello che ho sopra lo scovolino. E sono andata ovviamente con la seconda passata, che ha dato più corpo a tutte le ciglia e più intensità allo sguardo. Ora faccio l'altro occhio, ma guardate la differenza. È intenso, è elegante, è fine e paradossalmente sembra scuro, ma allarga tantissimo lo sguardo, senza renderlo volgare. Anche l'altro occhio è stato fatto e mi sono accorta di questo. Praticamente ho le mani leggermente colorite, quindi questo è l'unico problema dell'autoabbronzante. Devo andarmi a passare un po' di limone sulle mani. Sulle labbra ieri mi ero messa semplicemente un balsamo di quelli leggermente tonalizzanti, in questo caso questo è di neve. E il look dà l'effetto, secondo me, estremamente elegante, estremamente fine. Se volete, per una serata, per una cerimonia, che se andate a vedere non ha proprio tantissimi passaggi, non è così difficile, ma secondo me dà la grande resa. Quindi spero vi sia stato utile come sempre, fatemi sapere sempre che ne pensate e vi auguro una buona giornata. Ciao amiche mie!